Ben ritrovati sulla Nuova TV, buongiorno a tutti. L'autunno comincia a fare sul serio. Ieri una depressione ha riportato piogge, anche dei temporali che, soprattutto nella primissima parte della giornata di ieri, ha fatto sì che la pioggia cadesse in modo piuttosto abbondante sulla Basilicata, anche se per poche ore. Poi la situazione è rimasta comunque instabile, abbiamo avuto altri rovesci nel pomeriggio, ieri anche qualche grandinata nella zona a nord-ovest di Potenza, ma è una situazione comunque che va lentamente migliorando perché la depressione va colmandosi anche se sul posto. Vediamo l'immagine del satellite che ci mostra tanta nuvolosità ancora diffusa sull'Europa, c'è una relativa zona di alta pressione tra la Spagna, la Francia meridionale e l'Italia settentrionale. Vediamo invece della nuvolosità che continua a imperversare sulla zona adriatica. In questo momento ci sono delle piogge, soprattutto tra le Marche, l'Emilia-Romagna, l'Abruzzo e qualche altra pioggia anche sparsa, sul resto delle regioni meridionali. Andiamo a vedere, con l'immagine ingrandita, vedete quello che dicevo prima, la nuvolosità più compatta si trova proprio lì tra Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, dove ci sono delle piogge. Qualche pioggia è presente tra la Campania e la Basilicata e qualche altra pioggia tra la Sicilia e la Calabria. In un contesto, come dicevo, di instabilità. Quindi, per il prosieguo della giornata odierna, vediamo cosa ci aspetta. Insomma, il satellite parla piuttosto chiaro, cioè dalla nuvolosità piuttosto irregolare che interessa la nostra regione. Quindi, nel pomeriggio non sono esclusi delle deboli piogge, piovigili nelle zone interne, meno probabili sul Materano, ma una situazione comunque di assoluta normalità. Non sono previste piogge particolarmente insistenti. Vi ripeto, un po' di piogge, ma di breve durata, nulla di più. Poi in serata la nuvolosità rimarrà ancora insistente, ma le piogge dovrebbero esaurirsi. Domani è una giornata più o meno simile perché la depressione, rimane sul posto, come dicevo, tende a colmarsi, ma ancora rimane ad inglobare gran parte del centro-sud. Ancora una volta saranno le zone adriatiche, quelle più colpite dalle nuvolosità e da eventuali fenomeni. E come vedete, anche sulla nostra regione, nelle zone più a nord, quelle che verso la Puglia, le zone interne del Potentino, dovrebbero risentire di una maggiore nuvolosità. Meno intensa la nuvolosità sul Materano, ma anche qui è presente, insomma, qua ci sarà spazio per qualche occasione di schiarite. Sul resto della regione probabilmente la giornata sarà piuttosto grigia, con pochi raggi di sole. Qualche pioggia possibile nelle zone del Lago Negrese e sul resto della regione, ma si tratterà di piovigini di poco conto, insomma. Vediamo le temperature per domani. Temperature dopo il gran caldo che c'è stato nei giorni scorsi, adesso le temperature si sono portate nelle medie, addirittura anche al di sotto, vedete i valori. Minime 10 a Potenza, 14 a Matera, massime intorno ai 18 gradi a Potenza e 22 a Matera, con una ventilazione tra il debole e il moderato, comunque sempre da nord e nord-ovest, vedete, un po' di nord-est sul Tirreno, dove il mare rimane piuttosto mosso, un poco mosso lo Ionio. Vediamo la domenica, cambia poco la domenica e rimane ancora questa depressione, una depressione lenta a morire, ma vedete, i fenomeni sono poco significativi. Ancora una volta, probabili sulle zone interne, ma sempre di poco conto, piogge di breve durata, di poca insistenza e di poca, intensità. Quindi, vediamo vedere, i mari eventi per domenica con le temperature. Ancora una ventilazione da nord, ventilazione che rimane debole, con il Mar Tirreno ancora mosso, poi andrà scemando il Motondoso temporaneamente nella giornata di lunedì. Le temperature salgono leggermente nelle minime, un grado circa, vedete 11 a Potenza, 15 a Matera, le massime stazionarie per via comunque della nuvolosità presente e della ventilazione da nord, 18 a Potenza, 22. La tendenza per la settimana prossima, inizieremo con la giornata di lunedì all'insegna di un po' di diciamo, maggiori schiarite che interesseranno soprattutto il Materano, qualche pioggia prevista a partire dalla sera sulle zone più meridionali della regione, quindi a partire dalle zone confini con la Calabria e dal Lago Negrese. E questa nuvolosità poi dovrebbe aumentare tra martedì e mercoledì perché tornerà a interessarci una perturbazione rinvigorita da aria più fredda che arriverà da nord e dalla contemporanea risalita di una depressione dal Nord Africa. Quindi ci sarà questo scontro proprio tra Sicilia e Calabria, dove i fenomeni saranno piuttosto intensi, e anche la nostra regione. Piano piano dovrebbe nuovamente tornare, il tempo dovrebbe tornare nuovamente a peggiorare anche sulla Basilicata. Per il momento è tutto, buon weekend e arrivederci sulla Nuova TV al prossimo appuntamento.